Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ciao. Bentornato. Ho saputo delle cose. E cioè? Tanto ho conosciuto uno che dice che è un maestro musicale meglio di te. Così, ma si è presentato così. Ce ne sono tanti. Ha detto che è il più grande. Ce ne sono tantissimi meglio di me. Il più grande. Io sono un umile. Dai. Però mi hanno detto che c'hai dei cachet, è vero? Dei cachet? Sì, per il mal di testa. tanti per il mal di testa. Senti, fa venire il mal di testa invece qui che dai, parcheggiano come al solito quelle che sono le, come si chiamano, le piste ciclabili che diventano piste di parcheggio. Esatto, come al solito, la gente per non spendere un euro, abbiamo un parcheggio qui meraviglioso, comodissimo per andare all'ospedale, ma la gente pur di non spendere un euro parcheggia delle piste ciclabili. Se ci fossero i vigili fanno un po' di multe. E poi... siamo di pomeriggio, pensa, di mattina. Esatto, la mattina è sempre una fila continua di macchine parcheggiate. Ora un po' meno, vedi, ce ne sono due o tre e basta, però prima ce n'erano quattro, visto qui. Però purtroppo la gente è così, non c'è altro da fare. Se potessi parcheggiare dentro dell'ospedale ci sarebbe il pieno. Poi dicono questo è l'unico parcheggio che funziona, no, l'unico no, insomma uno dei pochi parcheggi che funzionano di Arezzo. No? Bravo, però, esatto, comodissimo, poi entri dentro il parcheggio, vai il tunnel, vai dentro l'ospedale senza neanche bagnarti, se piove. Esatto. Quindi veramente comodissimo, nonostante ciò, la gente così, è maleducata. Senti, invece c'è un'altra novità che andiamo a vedere, perché qui c'era una storia della viabilità veramente ingarbugliata, diciamo che non si è mai capito il perché hanno fatto questa, cioè perché questo pezzo era chiuso. Era riservato agli autobus, ti ricordi? Sì. E ora che succede? Ora vedo che hanno fatto le strisce bianche, i parcheggi, di là hanno messo lo stop, qui questa aiola... sembra che la stiano smontando, fosse la volta buona che l'aprono, così si evita di fare il giro intorno a questo abitato, è inutile perché fa 50 metri, dobbiamo fare un chilometro. Sì. Quindi tu dici che gli ricambiano, lì è senso vietato sarebbe, quindi tu dici che lo riapriranno in giù? Non lo so, questo non lo so. E in che senso lo riapriranno? Perché vedi, qui è tutto senso vietato. Esatto. La logica vorrebbe... No, senso vietato perché ci sono i cartelli di già. Sì. Però sicuramente verranno tolti. Cioè tu da qui praticamente giri e ritorni indietro. Non lo so, sinceramente. Non lo so. Io vedo però che sicuramente lo aprono. Perché scusa, se tu vieni... Se invece fosse il contrario, che senso avrebbe? Cioè se tu puoi venire solo verso il parcheggio per intenderci. No, sicuramente un'uscita. Sicuramente sì, perché di là hanno fatto lo stop in terra. C'è lo stop, quindi da qui si entra. Quindi da qui si entra e si evita di fare il giro di qua. Hanno rifatto le strisce? Sì, siamo alle strisce, hanno fatto i parcheggi bianchi. Andiamo a vedere. Oh, forse li toglieranno dalla pista ciclabile. Ah, sai perché l'hanno fatti bianchi? Perché sicuramente qui non c'erano parcheggi gratis che per legge... ci dovrebbero essere. Ti sei istruito. Quelli ai pagamenti. Ti sei istruito. Forse ce l'abbiamo fatta. Sì, ma contali. Beh, insomma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Che è un bel numero. Butta via. 11. E sicuramente qui si entrerà. Non capisco là cosa... come facciano a far entrare. Se si potrà versare dritti e venire dalla parte qua. Questo non lo so. Però, insomma, vedo... che ci sia la buona volontà di aprire questo tratto di strada finalmente. Beh, mi sembrerebbe... È da tanti anni che è così. Da quando l'hanno fatto? Sì. Ti ricordi, era una corsia preferenziale per i bus, ora sembra che diventi veramente un parcheggio. Un parcheggio... E forse sparirà, perché anche quello là è irregolare. Assolutamente sì, là non si prende parcheggiare. Qui è una vecchia abitudine di parcheggiare. Là perché c'è soltanto gli invalidi, e i bus e i taxi. Quindi, o è pieno di invalidi o... Perché tutte le ore sono no? Giorno e notte. Giorno e notte. È sempre pieno. È sempre pieno. È capirà, comodissimo davanti alla porta d'ingresso dell'ospedale. Comunque dai, qualche cosa di positivo succede con questa strada che viene riaperta e ora sono andate via, tranne una, le macchine sulla pista ciclabile. È che, come dici te, questa abitudine dura a morire, no? Si vuole sempre andare in collo con la macchina, no? Quasi ma il bar a 50 metri deve prendere la macchina, esatto, non va bene. Esatto. E purtroppo è così, dai. Però è anche perché manca i controlli, perché anche in Umbria è così, visto che ti sei umbro da tutte le parti. Anche se in Umbria, visto che hai aperto questa parentesi, il parcheggio dell'ospedale è assolutamente gratis, caro amico.
siete zona sottosviluppata, quindi di conseguenza. Invece a Siena si paga, stato... E tantissimo, il doppio Carezzo, anzi forse di più ancora, perché mi sembra che 1,50 euro all'ora a Siena, invece qui è un'ora tutto il giorno, quindi ci si può stare. Dai. Tutto il giorno. Dai, ci puoi stare, ci dai. Può stare. Anche in Umbria ce lo possono permettere, dai. Magari lo faranno anche lì, figurati se non lo fanno. Lanciamogli l'idea, dai. Anche se è un ospedale molto grande, molto più grande di questo, e c'è molta più gente che ci va, e quindi avrebbero potuto monetizzare lì, invece non l'hanno fatto. I tuoi compagni. E ride. Vabbè. Allora. No, mi fai sorridere te perché non sapevi cosa dire, vedi cosa pensi. Sì, non i mi veniva la parola ex compagni, no, sono tutti ex. Ex amministratore. Ex amministratore. Compagni amministratore. Compagni amministratore. Vabbè. Vabbè. Sono sempre i tuoi amici. Spiegati. No? No. Di chi? I tuoi. Sono amici? No, no. Io sono amico di tutti, amico di nessuno. C'ho un amico in particolare che è grandissimo, che è me stesso. Ah, poi tutto il resto. Beh, ce lo saluti. Ci vediamo domani, resteremo in zona. Ok, va bene. A domani. Ciao.